Dal 9 luglio fino al 20 luglio, nelle istanze online del MIUR sarà possibile compilare la domanda di assegnazione provvisoria 2019-2020. A questa compilazione vanno allegati alcuni documenti, in particolar modo per quanto riguarda l'assegnazione provvisoria, va inserito la dichiarazione, l'autodichiarazione sostitutiva sotto la propria responsabilità ai sensi del DPR 445 del 2000. Riguardo le esigenze di famiglia, cioè il docente dovrà autodichiarare a chi si vuole ricongiungere. Chiaramente è libero di ricongiungersi al familiare che ritiene più opportuno rispetto a ricongiungersi a un figlio o ricongiungersi al coniuge o alla parte dell'unione civile, oppure ricongiungersi al genitore. Ha queste possibilità e può scegliere il familiare tra questi familiari a cui potersi ricongiungere. Chiaramente il ricongiungimento deve essere fatto nel comune di residenza del familiare, che deve possedere la residenza da almeno 3 mesi in quella località, in quel comune. E detto questo, poi il docente autodichiara l'esistenza dei figli, sia figli di età inferiore ai 6 anni e sia figli di età compresi fra i 6 e i 18 anni. Inoltre, si può anche dichiarare, nel caso si abbia la necessità, l'assistenza al familiare che si trova in istituto di cura. Questo, l'assistenza a un genitore, l'assistenza a un figlio oppure il coniuge. Detto questo, oltre insomma la dichiarazione delle esigenze di famiglia, il docente, se ce ne sono le condizioni, potrà dichiarare le precedenze ai sensi dell'articolo 8 del CCNI sulle utilizzazioni del 2019-2022. Dunque, se gode di una precedenza per una 104, presenterà la dichiarazione di questo diritto di precedenza insieme chiaramente alle certificazioni mediche che attestano lo stato o di invalidità e lo stato del godimento, per esempio, dell'articolo 21 della legge 104, oppure dell'articolo 33,6, se la invalidità riguarda lo stato di gravità dello stesso docente, l'articolo 33,6 della legge 104, oppure l'articolo 33,5,7 della legge 104, riferito per esempio al coniuge, riferito all'assistenza per esempio di un figlio, oppure riferito come figlio referente unico al genitore. Sono tutte dichiarazioni che vanno allegate alla domanda, al fine di ottenere più facilmente l'assegnazione provvisoria nella provincia o nel comune dove ci si vuole ricongiungere. Delle precedenze molto diffuse sono quelle dei lavoratori padri e delle lavoratrici madri che hanno la precedenza per figli di età minore dei 6 anni. Oppure per anche le assegnazioni interprovinciali c'è la precedenza anche per chi ha figli di età compresa fra i 6 e i 12 anni. Insomma, bisogna compilare bene le domande e soprattutto compilare gli allegati. Continueremo con altri video di questo tipo. Poneteci domande, seguiteci nel nostro canale YouTube e sul sito www.tecnicalascuola.it perché approfondiremo la tematica delle assegnazioni provvisorie e anche delle utilizzazioni.